ruspe sono arrivate questa mattina per lo sgombero di casa Don Gallo. Occupato dal 18 dicembre del 2013, lo stabile abbandonato di via Tommaseo a Padova era diventato luogo dove i migranti, che non rientravano nei programmi di accoglienza della prefettura, trovavano ospitalità. Le condizioni all'interno però erano diventate sempre più difficili. Niente corrente, acqua e riscaldamento a fronte di centinaia di migranti che negli anni hanno vissuto in queste stanze. Qui all'interno, nel dicembre del 2014, un 23enne ghanese era morto per un malore. La casa oggi è stata riconsegnata ai proprietari. I migranti che erano all'interno in parte sono stati ricollocati in altre strutture. Questo è un lavoro di mesi che è stato reso possibile grazie alla Caritas, a Cooperative e al Fondo Straordinario di Solidarietà della Fondazione Cassa di Risparmio. Ha permesso che l'erogazione di borse lavoro, per cui di piccoli lavori per le persone che vivono dentro, e dove andranno a lavorare verranno anche ospitati. Non tutti però hanno trovato una sistemazione. Circa 15 migranti con lo sgombero di casa Don Gallo sono rimasti senza un posto dove dormire, e mentre gli operai sigillavano la struttura di via Tommaseo è cominciata la protesta sotto le finestre del comune. Accampati a Palazzo Moroni, alcuni in lacrime hanno chiesto aiuto al comune. Sul posto la polizia ha cercato di far allontanare gli stranieri.